Mercoledì 29 aprile 2015, io sono Fabio Ranfi e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo i fatti principali. Iniziamo con una notizia che molti cittadini di questa città aspettavano da tanto tempo. È finalmente arrivato il giorno dell'apertura ufficiale delle nuove fermate della metro Lilla. San Siro Stadio, San Siro Ippodromo, Segesta, Lotto e Domodossola. Un'apertura parziale, visto che oggi i treni termineranno la loro corsa alle ore 18 per via del match tra Milan e Genoa in programma a San Siro. Da domani mattina, invece, saranno attivi a pieno regime. Per le restanti 5 stazioni ci sarà da aspettare fino a ottobre, anche se qualche fonte ha fatto trapelare una possibile apertura di Cenisio e Portello già per questo giugno. Settimana molto importante per testare la stazione di San Siro Stadio, anche in vista della partita di domenica tra Inter e Chievo. Attualmente il sistema dovrebbe automaticamente bloccare i tornelli raggiunta la soglia di 500 passeggeri presenti in banchina per poi riaprirli dopo il passaggio del treno. Sempre parlando di metropolitana, ieri pomeriggio, appena dopo la fine dello sciopero intorno alle ore 16, la circolazione della linea metropolitana M3 è stata sospesa tra Porta Romana e Sondrio in seguito al suicidio di una donna sui binari della stazione di Repubblica. I disagi relativi alla circolazione dei mezzi conseguenti a questo gesto sono dunque andati ad aggiungersi a quelli già presenti per lo sciopero che era terminato appunto da pochi minuti. La donna è morta sul colpo, mentre il 118 ha soccorso il macchinista rimasto sotto shock. Non lasciamo il mondo dei trasporti perché le novità che ATM ci riserva non sono ancora finite. Entrerà in vigore dal 1 maggio la nuova linea LIN che collegherà l'aeroporto di Linate a Porta Vittoria FS. La linea effettuerà il servizio tutti i giorni dalle 7 del mattino fino a mezzanotte con una frequenza di 10 minuti. Per raggiungere il centro sarà comunque sempre possibile utilizzare la linea 73 che verrà inoltre potenziata, mentre invece sarà sospesa la linea X73. E chiudiamo per oggi spostandoci in zona Giambellino, dove la Digos ha effettuato all'alba di ieri mattina una serie di blitz in alcuni appartamenti e spazi occupati nel quartiere come monitoraggio e prevenzione in vista delle manifestazioni contro Expo in programma per i prossimi giorni. I locali erano infatti occupati abusivamente da alcuni giovani dei comitati contro lo sgombero delle case popolari e del movimento No Expo, i quali detenevano maschere antigas, spranghe, picconi e altro materiale contundente. Fermati anche alcuni cittadini tedeschi e francesi, liberati solo poche ore più tardi dopo una prima ipotesi di allontanamento forzato dall'Italia. In seguito a questi blitz, alcuni sostenitori dei movimenti per la casa e dei comitati No Expo sono scesi in strada e hanno bloccato per ore la circolazione di via Giambellino con un presidio andato avanti tutta la notte. Per oggi è tutto, io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani. Good morning Milano!